Flavio Tamanini, presidente della SD Alta Giudicarie, e l'AS Verona Primavera per il terzo anno si allena qui in questa splendida località e in questo splendido campo anche. Noi siamo veramente entusiasti di continuare con questa esperienza, ospitando l'Hellas Verona. Siamo fiduciosi che anche per il prossimo futuro si verifichi e continui la nostra filiazione e rapporto di collaborazione. Auspichiamo che vi troviate bene. Noi siamo pronti, il campo l'abbiamo portato a livelli ottimali, quindi speriamo che anche per voi sia una soddisfazione poter portare avanti il vostro discorso di preparazione atletica. Stiamo parlando proprio del manto erboso in splendide condizioni, un vanto per la squadra locale, ma anche per chi può venire insomma, a ottimare la preparazione in vista della prossima stagione. Certamente, guardi, noi siamo orgogliosi del nostro manto erboso, viene classificato, non per presunzione, ma uno dei più bei manti erbosi della valle, quindi siamo Ecco, proprio a livello societario, ecco, la felicità, non so, la sensazione di avere una primavera di una squadra come l'Hellas Verona qui da voi. orgogliosi. No, sicuramente per noi, come ripeto, ho detto prima, siamo entusiasti di questa collaborazione, per noi e anche per i nostri ragazzi che vedranno le partite che verranno disputate. Spero e mi auspico che sia di buon auspicio, insomma. Perfetto. Alberto Milanesi, per il terzo anno, l'Hellas Verona Primavera è ancora qui. Le sue sensazioni in merito, insomma, che sensazioni prova ad avere la squadra gialloblu qui in ritiro su questo campo? Ormai penso che ci siamo anche abituati, ormai è il terzo anno, quindi conosciamo sia lo staff che i dirigenti dell'Hellas e quindi per noi diventa una cosa, quasi una consuetudine, è diventata una cosa molto piacevole perché in quei 15 giorni qui abbiamo modo di avere qua futuri campioni e di conseguenza anche imparare qualcosa con i nostri tecnici, in modo che apprendendo qualcosa da tecnici che lo fanno di professione, possono trasmetterlo anche ai nostri giocatori. Abbiamo detto anche una consuetudine piacevole, anche perché si è visto anche un clima disteso, proprio lo diceva anche lei, con i membri dello staff. Quindi c'è insomma l'Hellas Verona Primavera che si allena su questo campo, bellissimo, stavamo dicendo anche prima, in splendide condizioni, ma anche appunto una condivisione in queste 2 settimane, no? Ma penso che sia diventata ormai una certa amicizia anche perché qualcuno è già 3 anni che viene, quindi mai dopo ti fai amico perché passi dei giorni insieme di conseguenza e poi ottime persone perché fino a oggi ci siamo trovati benissimo. C'è qualche calciatore dell'Alta Giudicare che viene a sbirciare allenamento, le partite? Qualche giovane gli anni scorsi è venuto, della prima squadra poca roba, però dei giovani qualcuno viene ogni tanto, si mette in tribuna e guarda come fanno a fare gli allenamenti. È uno spunto per crescere Ma anche quello per il resto. senz'altro, ma c'è sempre da imparare, non siamo mai arrivati, di conseguenza anche i giovani, motivo in più, che sono sulla fase di crescita, senz'altro vedere certi allenamenti come vengono fatti dall'Hellas Verona, c'è tutto da imparare, senza ombra di dubbio. Addirittura quest'anno abbiamo chiesto di fare un incontro con Corrent, l'allenatore della Primavera, lo faremo il giorno 3 qua nella nostra biblioteca. E vorremmo appunto avere una serata con tecnici, avremmo invitato anche tecnici delle società limitrofe in modo che si possa scambiarsi anche delle idee e avere qualche spunto anche per noi. Massimo Valenti, Comune Sella Giudicarie e Consorzio Turistico Valle del Chiese, l'Hellas Verona Primavera è ancora qua per il terzo anno, un'esperienza che quindi si ripete anche a livello comunque di consorzio turistico, a livello comunale. Che esperienza è? È un'esperienza bellissima e porto il saluto del sindaco di Sella Giudicarie e della presidente del Consorzio Turistico Valle del Chiese. Sono felice, sono orgoglioso di ospitare, che ospitiamo Hellas Verona per la terza volta, come hai detto, una valle del Chiese che in questi anni ha riconosciuto credibilità,
i nostri ritiri. Non abbiamo solo l'Elas, possiamo pensare che a Pisa, che a Storo c'è Pisa, verrà il Milan, qui a Sella Giudicarie avremo la Trentino Cup, avremo degli scontri verticistici tra Elas e Milan, per cui siamo veramente convinti e fiduciosi che un ritiro può fare anche, non dico la differenza, ma può fare conoscere la nostra valle, una valle del Chiese che comunque rappresenta la ruralità, un turismo green e tante belle cose. Per cui un bocca al lupo ad Elas Verona, un ritiro per noi non è solo uno schema tattico, ma è promuovere un territorio attraverso queste opportunità che abbiamo elegantemente e con serietà con questa società che è Elas. Ecco, diciamo, una, non è solo una preparazione, è anche una promozione, e sappiamo appunto dal punto di vista turistico, turismo anche molto spesso legato allo sport, e stavamo parlando anche di questo impianto, di questo Manterbuoso splendido, insomma un posto ideale per una preparazione. Sì, sicuramente con Elas, come che ripeto, c'è un rapporto stupendo, bellissimo, come giù a Storo con Pisa, che dico che insomma abbiamo una tifoseria che viene a soggiornare anche in Valle del Chiese. Qua il comune di Sella Giudicarie sta facendo un intervento molto importante su questa struttura, su questo campo, che abbiamo un preliminare, abbiamo una rivisitazione, un progetto che veramente potrà fare dei salti di qualità molto importanti, già vedendo questo campo che è gestito molto bene dall'Alta Giudicarie, dal tecnico che lo segue, e abbiamo un manto molto 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 bello, che non è così proprio scontato a questo livello, in altura, insomma, che siamo anche 850 metri sopra il livello del mare. Però ci stiamo lavorando, i tempi burocratici evidentemente sono quelli che sono, ma nel giro di un paio d'anni qua ci può essere, qui a Sella, ma io dico, parlo anche in termini turistici, la Valle del Chiese veramente siamo cercati. Evidentemente bisogna capire che abbiamo uno standard di qualità che possiamo offrire, non possiamo pensare di avere grandi società, ma queste società ci possono fare anche la differenza per farci conoscere. E qua noi ne siamo felici, ma soprattutto siamo ospitali e c'è questo volontariato che alla fine queste società tipo Alta Giudicarie, Calcio Chiese, che evidentemente ci ragioniamo assieme con il consorzio turistico e con le amministrazioni comunali, veramente spendiamo tanto tempo, ma questo tanto tempo io sono convinto che alla fine ci ripaga. Diego De Carli per la comunicazione di Valle del Chiese, ecco che esperienza è la primavera dell'Elas Verona anche per la comunicazione di questo territorio, per la promozione di questo territorio? È una bellissima esperienza, lavorare con i ragazzi ai quali auguriamo di diventare futuri campioni è sicuramente una cosa bella, e per noi è un'occasione per mantenere un rapporto intenso con l'Elas e con Verona. Verona per noi è una area interessante dal punto di vista turistico. In questi anni, in questi 4 anni, il primo anno con il post ritiro della prima squadra e poi con la primavera, siamo riusciti certamente a rafforzare questi legami, e vediamo anche dal punto di vista delle presenze turistiche. Noi crediamo molto sulla primavera, tanto è vero che abbiamo ripreso in mano quella che una volta era la Trentino Cup, la Valle del Chiese Trentino Cup, una sfida diretta 2 anni fa col Milan, lo scorso anno con l'Ingolstadt, quest'anno il 4, lo ricordo, con il Cittadella, quindi sarà un derby tutto veneto. Però dicevo, ci lavoriamo perché abbiamo la doppia differita su Sport Italia e quindi anche gli amici che ci seguono a casa avranno la possibilità di vedere questa sfida. Perché l'Elas in Valle del Chiese? Perché è un territorio fantastico dal punto di vista ambientale, dal punto di vista della gastronomia. Noi abbiamo dei prodotti a chilometri zero, prima di tutto la polenta, ma poi le malghe in quota, quindi formaggi, latte e latticini meravigliosi, i pesci, le trote nei fiumi, la possibilità di mangiare bene e un ambiente, soprattutto in alto, che è meraviglioso. Quindi invito tutti a venire a vedere i ragazzi dell'Elas qui al campo di Roncone, ma anche di sfruttare questa occasione per farsi un giro in quota. Tutte le attività sportive outdoor sono meravigliose: canyoning, parapendio, mountain bike, trekking, boulder, chi ha più ne ha più ne metta, qua si possono praticare. Tutte le informazioni su visitchiese.it.